Artisti ribelli a Londra e New York 1914-1918 alla collezione Peggy Guggenheim di Venezia dal 29 gennaio al 15 maggio. I vorticisti erano un gruppo dell'avanguardia degli anni 10 basati a Londra, ma un gruppo internazionale non solo di inglesi ma americani come Ezra Pound, lo fotografo Coburn, lo scultore Jacob Epstein, francesi come Gaudier Bretzka, e poi chiaramente inglesi più famosi fra di loro, Wyndham Lewis. È un movimento che nasce proprio prima della prima guerra mondiale e viene portato a termine con la fine della guerra. Un movimento astratto, però con sempre un po' di figurazione, che si interessava al futurismo e al cubismo, ma poi si è definito contro questi movimenti con arte piena di energia che celebrava la danza, anche la danza selvaggia, guardavano molto l'arte di altre culture africane, dell'Oceania, dei Maori. E la mostra stessa si focalizza sulle tre mostre che i vorticisti stessi hanno organizzato negli anni 10, perciò la mostra alla Dore Galleries di Londra del 1915, quella alla Penguin Club di New York, sponsorizzata da John Quinn e curata da Ezra Pound nel 1917, e poi quella alla Camera Club di Londra nel 17, che era delle fotografie di Coburn, le prime fotografie astratte. E questa mostra, abbiamo iniziato le ricerche nel 2007 per poter ritrovare il più possibile delle opere che sono state esposte, e si vedranno per la prima volta opere che si pensavano fosse perse, e anche documenti che si vedono per la prima volta trovati in archivi negli Stati Uniti. Un'altra enfasi della mostra è il fatto che questo movimento aveva un legame molto forte con gli Stati Uniti, perciò questo legame anglo-americano, particolarmente tramite la figura di Ezra Pound. C'è anche una parte della mostra dedicata a Blast, che è la rivista di avanguardia che ha pubblicato Wyndham Lewis, che era un po' il leader del gruppo, e anche lì si sono ritrovati il più possibile delle opere riprodotte nella rivista. Ci sono state solo due edizioni fatte, Blast numero 1 e poi Blast dedicato alla guerra, perché durante tutto questo è scoppiata la guerra. E infatti alcuni membri del gruppo sono morti, come Gaudier Bretzka nelle trincee e il filosofo T.H. Hume. Poi c'è tutta una sezione dedicata ai documenti e alle xilografie, che è una parte della produzione molto importante dei vorticisti, e anche una produzione che per esempio non fanno né i cubisti né i futuristi. E infine ci sono anche opere da donne vorticiste che hanno partecipato al movimento, Dorothy Shakespeare, Helen Saunders e Jessica Dismore.